c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare un grande amore sincero ed un felice futuro da vivere insieme per sempre con te. Ci siamo allontanati dal precipizio, ma nel frattempo il cratere si è allargato. Mario Monti ha riassunto così nei giorni scorsi, presentando il decreto sviluppo, la situazione del nostro paese e tuttavia ha aggiunto: l'Italia ce la può fare da sola. Un saluto a tutti e bentrovati a questa nuova puntata di Camera con Intervista. La vita ci ha regalato. È davvero così? L'Italia ce la può fare da sola? La risposta è sì, ma ad un patto: che questa stagione difficile sia all'insegna della coesione sociale, unica ancora quando un presidente del Consiglio di Ministri tecnici teme di perdere l'appoggio dei poteri forti. La strana maggioranza, per usare un'espressione del Premier, vive una fase di fibrillazione: l'esito delle elezioni amministrative, l'avvicinarsi di quelle politiche, la perdita di credibilità. Sono tutti fattori di debolezza per i partiti che sostengono Monti. Forse per l'attuale inquilino di Palazzo Chigi questo può essere paradossalmente un vantaggio, perché nessuno adesso è in grado di forzare la mano e magari staccare la spina. E tra pochi giorni, il 28 giugno, l'appuntamento con il Consiglio europeo, decisivo per il rilancio dell'euro. PDL, PD e UDC non possono tirarsi indietro, non potrebbero trovare giustificazioni presso i rispettivi elettorati. Ma quale messaggio intendono allora inviare all'Europa? Sentiamo Guido Crosetto, deputato del PDL. Il messaggio è quello di un'Europa che recuperi il suo ruolo, cioè non si può assistere a questa situazione sui mercati internazionali senza un intervento. Non basta l'intervento dei singoli stati, perché la finanza è sovranazionale. Intanto occorre una risposta europea, così come occorre una risposta del G20. Quello che noi chiederemo è un nuovo ruolo della Banca Centrale Europea, in modo che sia prestatore di ultima istanza, in modo che possa stampare moneta come le grandi banche centrali del mondo, quella statunitense o quella giapponese, per fermare questa situazione che rischia di uccidere i paesi ed i popoli. Quello che sta succedendo in Grecia può espandersi alla Spagna, può arrivare in Italia, e arriva soltanto perché c'è una condizione di mercato che non è gestita, che non ha regole e che uccide i popoli, si è messa sopra i popoli. L'Europa deve ricostituire l'ordine con cui il mondo deve andare avanti. Questo è un tema che abbiamo chiesto a Monti di porre anche al G20, perché va forse al di là anche dell'Europa. La parola ora a Pierpaolo Baretta, deputato del PD. Beh, un cambio di marcia. Non si tratta di rinunciare al rigore e al rientro dal debito pubblico, che per l'Italia è particolarmente pesante, bisogna che una parte lo risolviamo noi, ma sicuramente nuovo impulso alla crescita, regole europee che consentano, con gli euro bond, con la tassa sulle transazioni finanziarie, di mettere in moto un processo di inversione di tendenza, altrimenti noi saremo schiavi dei mercati e non riusciremo invece a condizionare uno sviluppo positivo per l'intera Europa. Ma è chiaro che tutto questo non è solo economia, e soprattutto politica, cioè gli Stati Uniti d'Europa sono sempre più una urgenza e un'attualità. E ora Gianluca Galletti, capogruppo dell'UDC alla Camera. In questi mesi abbiamo fatto delle riforme di grande sacrificio per gli italiani e una politica di responsabilità in Italia. Abbiamo i conti a posto, adesso ci vuole una politica solidale a livello europeo. L'Europa si salva solo se c'è la volontà politica di fare un vero paese europeo federale. Questo non lo può fare l'economia, può farlo solo la politica. Ci vuole un sacrificio da parte di tutti i paesi, per i paesi più forti devono aiutare i paesi più deboli, in vista di un progetto unico che sarà importante per tutti e per tutti i cittadini europei. A questa maggioranza Monti chiede di approvare la riforma del lavoro prima del Consiglio europeo. La possibilità di intesa c'è, magari con alcune modifiche, un tagliando, si dice, in una fase successiva. Lavoro, crescita, fisco sono stati d'altra parte i temi al centro della mobilitazione di CGIL, CISL e UIL di sabato 16 giugno. Ma potrà essere davvero questa l'agenda del governo sino a fine legislatura? Mario Monti ha chiesto di non lasciare a mezza cottura il cammino delle riforme. Il PD intende andare sino in fondo a questo cammino? Sentiamo Baretta. Ma noi abbiamo fatto una scelta con il governo Monti che sapevamo essere complicata
e per certi aspetti anche con elementi di sacrificio. Penso che bisogna andare avanti, il Paese ha un forte bisogno di modernizzazione e conviene a tutti, conviene alle parti sociali, conviene agli imprenditori, conviene alla politica, per cui, e il momento è talmente grave che, contrariamente a quanto pensano alcuni, si tratta di unire gli sforzi, non di allentare la morsa. Io penso che il governo Monti vada stimolato, vada scosso per alcuni errori evidenti che ci sono, ma non vada abbandonato ad un destino che porti ad esempio a elezioni anticipate che sarebbero veramente una iattura per il Paese. Ma anche negli ultimi giorni hanno tenuto banco nella politica italiana temi non contemplati, almeno all'inizio, tra le priorità del governo tecnico. È una forzatura che può ostacolare il percorso di Monti? Un rischio che l'UDC Galletti non vede. Assolutamente no, il governo Monti non è un governo a sovranità limitata e temi come ad esempio quello della corruzione o della RAI sono strettamente legati alla crescita. Un paese corrotto è un paese che non può crescere, un paese dove c'è la prima azienda di informazione che non è adeguatamente gestita è un paese che non può crescere, quindi sono tutti temi correlati l'uno con l'altro e il Parlamento deve sostenere Monti in questa ristrutturazione del paese che sta portando avanti. La pensa diversamente Crosetto, PDL. Ma io ritengo che sarebbe bene occuparsi dei temi importanti che sono il lavoro, che sono la crescita, che sono il sistema bancario, che sono le aziende in difficoltà, che sono i crediti dello Stato. Concentrarsi sulla RAI cercando di mettere delle persone che magari sono autorevolissime, ma non hanno neanche esperienza televisiva o per carità approvare testi importanti come quello di oggi, ma che comunque spaccano in qualche modo, aumentano il clima di scontro alle Camere nel Paese, non è una cosa positiva. Cioè, il problema grosso è l'economia, il problema grosso sono le aziende, il problema grosso è il lavoro. Tutti gli altri temi, per quanto importanti, diventano secondari. E sentiamo ora Baretta, PD. Ma guardi, sono temi che sono all'ordine del giorno della normale vita amministrativa. Si tratta di non perdere l'occhio alla priorità, mentre si affrontano anche questioni importanti come la giustizia, come appunto la RAI, gli esempi che sono stati fatti. Quello che è fondamentale è che il governo oggi si concentri sulla crescita e dia segnali espliciti che su quella direzione ci sono elementi propositivi. Penso ad esempio tutto il ricavato dall'evasione fiscale a ridurre un po' il lavoro, le tasse sul lavoro e sulla industria. Penso agli esodati, bisogna risolvere il problema trovando le necessarie risorse. Insomma, ci sono dei percorsi che darebbero fiducia ai cittadini. Intanto però le forze politiche di maggioranza stanno provando ad accelerare in questo ultimo scorcio di legislatura sulle grandi riforme istituzionali. Un tentativo sincero oppure nasconde la rinuncia ad una intesa sulla nuova legge elettorale? La priorità è comunque la crescita. Basta annunci, di rigore si muore, dicono con forza i sindacati confederali. La risposta del governo è nel decreto sviluppo, decreto però che all'interno della maggioranza è accolto positivamente solo dall'UDC di Casini. Bersani, PD, vede nel provvedimento cose positive ma non una vera prospettiva. Ancora più critico Alfano, PDL, per il quale degli 80 miliardi stanziati per la crescita, uno solo è reale. Ma il passaggio dalla fase del rigore a quella della crescita non permette calcoli elettorali. Insomma, niente scherzi e soprattutto niente screzi. La concordia nazionale è la prima riforma economica, il primo segnale che l'Italia deve inviare all'Europa. Non c'è più niente da fare, è stato bello sognare. Bene, il nostro spazio per oggi si chiude qui. A tutti voi grazie per averci seguito e un arrivederci alla prossima puntata di Camera con Intervista. La vita ci ha regalato qualcosa che il tempo non cambierà mai.